Sì, io volevo fare una domanda più tecnica. Il cinema africano c'è, è molto vivo, è poco noto in Europa. E prima si parlava appunto di collaborazione fra italiani e africani. Dal punto di vista tecnico, quindi le maestranze erano italiane oppure ha usato oltre agli attori anche maestranze locali? Avevamo una cinquantina di persone, circa di truppe italiane, più un'altra settantina africane. In Senegal si fa meno cinema rispetto al Marocco, noi abbiamo poi girato gran parte del film in Marocco, quindi c'erano tante persone che lavoravano lì, però diciamo con una conoscenza così un po' più frammentaria, però abbiamo lavorato benissimo insieme. E in Marocco invece si girano tantissimo, quindi avevamo una truppa anche lì mista con persone. E poi l'ultima parte del mare l'abbiamo girata davanti alle coste della Sicilia, davanti a Marsala. Bravo. E poi mi è venuta in mente una cosa che il fatto che abbiamo l'ultima parte del film l'abbiamo girata in Sicilia. Allora, io avevo sempre tenuto questa tensione nei ragazzi sul fatto ce la farete o no ad arrivare in Italia, ce la farete o no, quindi continuamente. Poi il fatto anche che hanno lavorato per mesi con dei veri migranti, no? Nel deserto, in Libia, dove abbiamo ricostruito la Libia, cioè in Marocco, gli creava sempre questa tensione, sempre questo desiderio. Poi che è successo? Che le ultime 2 settimane, 3 settimane di lavoro erano in mare e noi avevamo l'albergo a Marsala. Quindi praticamente che è successo? Che i personaggi sono arrivati, diciamo, le persone, sei due Mustafa, sono arrivati in Italia 3 settimane prima dei personaggi. Quindi si sono rilassati, stavano in piscina col drink, tutti belli comodi, facevano festa. Quando mi arrivavano poi sulla barca, non avevano più quell'intensità, nello sguardo. C'è una sorpresa brutta, ci sono stati dei giorni in cui ho detto: ragazzi, qui abbiamo fatto tutta questa fatica, cerchiamo di mantenere la concentrazione fino alla fine, perché non potete stare con questo sorriso a guidare la barca. Quindi no, vuol dire che il trucco del fatto di non dirgli se si arrivavano o no in Italia ha funzionato fino a un certo punto, poi purtroppo sono arrivati molto prima dei personaggi, è stato un momento un po' difficile. Però sei stato bravissimo a motivarli, perché poi quel finale parlato è nato lì, è nato in quel momento lì quel finale. Quale? Il finale del film, che è così emozionante. Quel finale lì era scritto, però lui l'ha vissuto come viaggio, diciamo, come la fine di un viaggio, come dicevo prima anche. Però sta andato a Marsala. La voglia, certo, ma lì mi ha fatto un regalo, ma io già ci avevo fatto una bella discussione prima con lui. Cioè sei stato bravissimo a rimotivarli. Certo, per forza, sennò erano rovinati. Impresa. Se no avevamo tutto un film che funzionava fino a un certo punto e poi dopo, no? Quindi no, sei stato bravissimo, si è dovuti riprendere, sì, incaricare. Poi mangiavano bene tutta la cucina siciliana, piscina, cocktail, cose mazzano. Cocktail analcolici, perché sono musulmano.